Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo far vlog del canale. Io sono Giuliano e oggi concimazione più sarchiatura, fatta in un paio di giorni, quindi vedrete delle riprese anche domani, perché adesso è sera, ho già iniziato a concimare, anzi non io, il terzista, appunto l'ho chiamato sia a sarchiare che a concimare, però per una buona causa. A parte il fatto che non possiedo una sarchiatrice a 75, interfila 75 per il mais, ho voluto provare a distribuire il concime non a spaglio ma localizzato. Perché questo? Localizzato con delle calate e uno span di concime che dopo vedrete. Perché questo? Perché quando si concima a spaglio i granini di urea, solfato ammonico, comunque il concime che si va a utilizzare, finiscono nel cuore della pianta, nelle ascelle, parliamo terra a terra, quindi dove inizia la foglia attaccata al gambo, finisce un grano di concime lì e cosa succede? La pianta si ustiona, quella foglia muore. Ho preferito evitare questo ed è sicuramente meglio, non dico che non si possa fare a spaglio, però sicuramente si dà molto fastidio alle piante distribuendo il concime azotato a spaglio. Comunque là in fondo non so se si veda, là proprio dove c'è la piramide dell'alta tensione, il traliccio, sta facendo l'ultima passata di questo campo. Ho ancora un altro campo da fare, però per stasera finisco qua. Anche perché stamattina, ragazzi, mi sono svegliato alle 4 di mattina per partire in direzione Bologna, perché ho registrato un altro episodio di Farmer on the Road, che appunto è una nuova serie che ho lanciato su questo canale di Italian Farmer, e vi lascio in alto a destra il primo episodio. Fatemi sapere se vi piace, però ho già ricevuto feedback veramente molto positivi e per questo vi ringrazio, ne parleremo in ogni caso più avanti. Comunque scusate per gli occhiali, ma c'è un sole, è arrivata l'estate quasi, c'è un'arietta piacevole, però come temperature massime e sole l'estate sta arrivando, comunque è arrivata. E ragazzi, non parlo più, vi lascio un paio di immagini, un paio di video di questo span di concime e noi ci vediamo domani mattina, praticamente qualche millisecondo per voi, con la sarchiatura. Buongiorno a tutti, no sto scherzando, lo so che siete in molti se non la maggior parte a guardare i miei video di notte, vi vedo dei dati, però per me è buongiorno perché è il mattino seguente alle riprese che avete visto poco fa. Stiamo sarchiando perché abbiamo finito di concimare, il mais comunque è bello ma ne parliamo in situazione in campo come al solito, lo sapete, vi darò informazioni anche sul concime che è solfato ammonico e stiamo sarchiando con due Fiat che adesso... Insomma, vi lascio qualche ripresa così vedete i modelli, eccetera. Devo dire che ultimamente ci sono un po' troppi Fiat sul mio canale.
A parte gli scherzi, ragazzi, sono tutte battute, non offendetevi. In ogni caso, far vlog molto corto, molto veloce, rapido, così proprio alla mano, prendo la telecamera e via, tanto per farvi vedere qualcosa di interessante, farvi vedere il progresso delle lavorazioni nel mais, anche perché essendo in giro questi giorni e non facendoli io direttamente, non posso portarvi un tractor vlog o altro, quindi mi dispiaceva non farvi vedere proprio nulla o buttare qualche clip risicata all'interno di situazioni in campo. Almeno vi spiego un po' meglio il tutto. Comunque, adesso vediamo un po' le sarchiatrici al lavoro, cosa stanno facendo. In ogni caso stanno tirando su della terra umida, quindi vuol dire che sotto al mais le radici sono nell'umido. Questo è buono, questo mi porta lontano l'utilizzo del rotolone, che voglio vedere il meno possibile, possibilmente quest'anno, scusate il gioco di parole. E niente, andiamo a vedere un po' che lavoro stanno facendo le sarchiatrici, che trattori sono, modelli e che non ho ancora visto bene. È tutto, dai, vi lascio con le clip. Ecco, avete visto, alla fine sono due Fiat Agri 70-90 con due sarchiatrici di cui non ho ancora capito la marca, ma vi lascio in descrizione dei dettagli, adesso mi informo. Insomma, sono molto vecchie e penso siano molto vecchie, o comunque si sono staccati gli adesivi e non so il marchio. D'altronde non faccio mais da 20 anni e non è che veda sarchiatrici ogni giorno. Comunque, cosa serve sarchiare? Probabilmente molti di voi se lo stanno chiedendo guardando questo video, dato che arrivano delle domande anche del genere, è giusto rispondere e dare delle nozioni. Allora, ci sono più motivazioni del perché si sarchia. Secondo me è ancora una lavorazione nel mais molto valida, perché ha una serie di funzioni e benefici degni di nota. Allora, la prima cosa è sicuramente l'interramento del concime appena distribuito. Come potete vedere, qua c'è ancora la striscia, non è ancora passata la sarchiatrice, e qua c'è ancora la striscia di concime da interrare. Qua dove è passata il concime è scomparso perché è interrato. Questo sicuramente aiuta la concimazione a non degradarsi con il dilavamento, magari le piogge e soprattutto quello solare che rovina, tra virgolette, parlando terra a terra, la concimazione. Poi altra funzione è che si va a interrompere la capillarità superficiale del terreno. Cosa significa? Ve lo spiego in parole molto semplici. Sotto c'è umido, come in questo caso, andando a lavorarla leggermente sopra si va a interrompere quelle piccole vie di fuga dell'umidità per evaporazione e di conseguenza si conserva l'umidità più in profondità. Dopo, altra funzione è che si va a effettuare un diserbo meccanico, e infatti le zappe che ci sono vanno a lavorare il terreno e quindi estirpano anche le zappe. E poi altra funzione molto importante, altro grande beneficio, è che si vada a rieggiare il terreno, e il mais veramente cambia da così a così in pochi giorni, non solo per l'effetto del concime ma anche per l'effetto di questo arieggiamento. Ed è per questa lunga serie di motivi che secondo me sarchiare il mais è ancora un'operazione valida, e ancora meglio se la concimazione viene distribuita con uno span di concime che riesce a localizzare, quindi con delle semplici calate, come avete visto, come ho utilizzato. Vedremo, ovviamente vi aggiornerò sullo sviluppo di questo mais in situazione in campo, che comunque sta per chiudere fila, ragazzi. Non so se vedete da dietro, adesso qua è sempre un po' più bruttino, in testata, in capezzagna, però sta per chiudere fila, quindi manca poco. E ve l'ho detto,
cambierà da così a così in pochissimi giorni, quindi devo seguirlo col drone e con le riprese, perché sennò dopo non riesco a parlarvene in situazioni in campo. Niente, adesso vedrete il me del passato fare la chiusura del video. Eccoci ragazzi alla fine del video, io vi ringrazio tanto per aver visto questo video, lasciate un commento per aggiornarmi sulle vostre situazioni aziendali, magari cosa state facendo, avete già sarchiato il mais, avete già distribuito il concime, quanto e quale tipo di concime, non so, fatemi sapere un po' nei commenti come stanno procedendo le vostre coltivazioni. Detto questo, per ulteriori dettagli su quello che è la concimazione, sugli attrezzi e i trattori usati, ci vediamo con Situazioni in Campo che uscirà molto presto, perché sto cercando di portare più episodi di Situazioni in Campo, ve l'ho già detto. Io vi ringrazio per aver visto il video fino a questo punto, mi raccomando seguitemi su Instagram se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo nel prossimo Far Vlog.